Benvenuti a tutti signori nel mio canale, o soprattutto se siete già iscritti, bentornati a tutti. In questo nuovo video, e se vi dovesse piacere in questo nuovo format, andiamo semplicemente a bere un caffè, quindi ti consiglio di mettere pausa, andarti subito a fare un caffè e poi riprendere subito con il video, e andiamo poi a vedere quali sono state le notizie più importanti oppure quelle che ci potrebbero interessare un po' di più nella scorsa settimana per quanto riguarda il mondo dello sneakers, le scarpe che magari potrebbero uscire oppure le notizie un po' piccanti come piacciono a noi, e andiamo un po' a farci il recap della situazione. Quindi iniziamo subito, sorsetto di caffè, zainetto sulle spalle e let's go alla vostra. Prima di iniziare con il video, io mi presento, sono Marco e ti chiedo subito un like, di iscriverti al canale per aiutarmi a crescere su YouTube e per arrivare a più persone possibile. Allora, iniziamo subito con il botto per uno store a resale che è andato in bancarotta per la cifra di 18 milioni di dollari. Più precisamente lo store si chiama schmittykicks.com, un classico sito dove si poteva acquistare delle sneakers oppure Capin Streetwear, per non parlare di Supreme, diciamo tutto quanto quello che riguarda il mondo del resell. È uscita la scorsa settimana, se dobbiamo essere più precisi, il 20 di gennaio, proprio questa news che va ad analizzare la situazione di questo sito. Adesso il sito è ancora disponibile, però con tutti gli articoli sold out. Da quello che si capisce, dovevano circa 18,5 milioni al processore di pagamenti Stripe e con solo degli asset per il valore di 800 mila dollari. Morale della favola, state attenti a dove comprate le scarpe e soprattutto a dove vendete. Un sorsetto per il sito andato in fallimento, mi dispiace, però vabbè. Allora, dopo qualche settimana che non sentivamo notizie di Kanye West, è uscita una notizia abbastanza particolare, ovvero che si è sposato. Dopo 2 anni dal divorzio con Kim Kardashian, Kanye torna a far parlare di sé riguardo alla sua situazione sentimentale, come possiamo chiamarla? Beh, se siete appassionati di gossip, allora questa notizia potrebbe interessarvi, se non lo siete invece no, probabilmente. Comunque, la parte più interessante e che ci interessa un minimo agli appassionati di sneakers è il fatto che abbia sposato una sua dipendente di Yeezy. Nel particolare la ragazza si chiama Bianca Sensori ed attualmente è la responsabile dell'architettura di Yeezy. Sinceramente non saprei cosa faccia il team architetti nel brand Yeezy, però vabbè, magari ho tradotto male io e quindi magari si riferiscono a qualche design particolare di sneakers o comunque che aiutano a progettarle. Sorsettino per Kanye, ha fatto un bel piglio. Ah, se dobbiamo essere precisi, non c'è ancora stato un documento ufficiale che certifichi il matrimonio, però è stata svolta una cerimonia, poi sul web sono girate delle foto con addosso un anello nuziale e in teoria adesso dovrebbero essere luna di miele. Adesso una notizia scandalosa che vi devo per forza riportare perché ha dell'imbarazzante. Per chi si fosse perso qualcosa o per chi non lo sapesse, semplicemente lo SneakersCom è una convention dove gli appassionati di sneakers si ritrovano per vendere ed acquistare scarpe, esattamente come lo Sneakerness che è avvenuto a Milano l'8 e il 9 di ottobre dell'anno scorso e che avverrà anche quest'anno. Sarebbe bello che riuscissi a farvi anche un video per il prossimo Sneakerness che vi porto un po' con me all'interno, e specialmente magari se troviamo qualche contatto che ci faccia un po'. Quindi i DM su Instagram sono sempre aperti per nuove opportunità. Comunque, tornando a noi, la genialata dell'imprenditore Chase Brainer, dato che comunque in queste fiere in genere una persona si crea il proprio stand vendendo scarpe, esponendole oppure volendole scambiare, ma comunque si creano appunto queste bancarelle, se così vogliamo chiamarle, appunto progettato questa bancarella proprio con le mystery box e le vendeva a 300 verdoni l'una. Se non sai cos'è una mystery box, semplicemente è questa scatola dove tu, comprandola, speri che il valore dell'oggetto all'interno sia più alto di quanto tu l'abbia pagata, però ovviamente non lo sai e potrebbe essere più alto oppure più basso. Beh, i problemi sono essenzialmente due: che il regolamento dello SneakersCon è ben chiaro e il gioco d'azzardo in tutte le sue forme è rigidamente bandito, quindi non si può, punto e basta. Però oltre a questo, la cosa sconcertante e che mi lascia a bocca aperta, anche perché tutti noi sappiamo che il coin flip a queste fiere è ben usato, e se sei un reseller e ci sei già stato, sai benissimo di cosa parlo, soprattutto per decidere il prezzo, dato che il venditore dice un prezzo, l'acquirente ne dice un altro e si fa alla fine testa o croce per decidere quanto pagarle o quanto venderle. Però tornando a noi, il secondo problema, e quello per l'appunto più scandaloso, è il fatto che lui valutava le scarpe che metteva dentro al box per la mystery box con il prezzo a cui lui le esponeva nel suo negozio fisico
fisico a Las Vegas, quindi non realmente con il loro valore di mercato. Come possiamo vedere, questo video, che adesso me lo riguarderò per la centesima volta perché è abbastanza imbarazzante, vediamo questo ragazzo che apre questa mystery box e all'interno trova delle Dunk Camo, e sotto possiamo vedere che sono state valutate $300, quando in realtà non stanno neanche a $100 e stanno sotto al retail. Quindi, signori dello Sneakers.com, agirete voi, probabilmente avete già agito con dei comunicati ufficiali, però non ho visto nulla di eclatante, e soprattutto spero che queste cose non accadano più, dato che comunque a questi eventi si crea una vera e propria community e un vero gruppo di amici, quindi sarebbe un peccato andare a rovinarle mettendo regole troppo rigide, proprio perché la libertà delle persone, soprattutto a sti eventi, è magnifica. Quindi sorsetto e speriamo di avere buone notizie e nuove news per i prossimi eventi. Ultima notizia pazzesca, me l'ero anche dimenticata, e poi la finiamo con queste strettamente del mondo delle sneakers, perché poi passiamo ai relays e soprattutto a quello che ci interessa un pochino a noi rispetto a qualche scarpa interessante che potrebbe uscire nel 2023, di cui molto probabilmente non ne avete mai sentito parlare. Quindi siamo nella grandissima United Kingdom, soprattutto sul famosissimo retailers and clothing. Allora, la storia è abbastanza particolare, dal momento che c'è stato questo dipendente che ha rubato merce per il valore di 105.000 sterline, e solo nel giro di 6 settimane, quindi in un mese e mezzo questo si è portato a casa una casa qua dove sto io praticamente. Per chi non conoscesse questo sito, End è praticamente uno dei retailers più grandi d'Europa. Possiamo aver visto le raffle delle Travis Scott, oppure delle Jordan 4 Mamma Mia, oppure delle Jordan 1 High Lost and Found. Potete ben capire la merce che potrebbe avere questo store in magazzino. In poche parole, è stato beccato perché ha voluto mandare allo stesso indirizzo e tutto in una volta 29 paia di scarpe. E quindi si sono fatti due domande, dal momento che poi, controllando di nuovo, si è visto che il numero di ordine è stato messo manualmente. Quando la polizia è entrata a casa di sua mamma, dato che se le faceva spedire a casa di sua madre, ha trovato merce per il valore di 105.000 sterline, che sono circa 140.000 euro, più o meno. E il valore della merce è del prezzo di retail. Potete ben immaginare il suo prezzo di resell quanto potrebbe essere, però non ci specificano che modelli erano, oppure che scarpe erano, oppure se era solo vestiti. Potete ben immaginarvi il valore attuale. Oltre a questo, sono state indagate 3 persone. La sua pena è stata 12 anni di reclusione, sospeso per 2 anni ed anche 200 ore di lavori forzati, credo che sia la traduzione in italiano. Oltre a lui sono indagate altre 3 persone, e la sua scusa è stata, da quello che mi ricordo, che si è sentito solo ed emarginato durante il lockdown del Covid, e quindi si è giustificato così. Sorsettino di caffè, neanch'io quando ero in terza media e non avevo fatto i compiti o non avevo studiato non davo ste scuse. Torniamo a noi, adesso passiamo alle sneakers che potrebbero uscire nel 2023, quindi la situazione qua si fa piccante. Ovviamente io non ve le ho messe queste qua nell'altro video, non è che mi ripeto e sono un disco rotto. Allora, se volete sembrare dei lampioni della luce durante la notte, allora Nike ha la risposta ideale per voi, ovvero queste nuove Dunk Low Glowing in the Dark. Beh, non c'è una data precisa per queste, però dovrebbe essere intorno al 2023. Speriamo, perché mi mancava essere notato da tutti quanti alle 3 di notte se dovessi andare a portare a spasso il cane. Questa foto è anche a luce spenta, ma non si capisce se anche il colore sarà fosforescente oppure solo la suola. Una delle Dunk Low SB, ovvero le skateboarding più aspettate del 2023, e quella che sarà una delle mie top e sicuramente un must cop che non potrà che non essere qua, sto parlando delle Born and Rise. Anche qui abbiamo le prime foto ai piedi, ecco, banalmente per chiamarle così. I dettagli sono incredibili, come possiamo vedere la scritta sul fronte della scarpa, oppure i buchi dei lacci addirittura, oppure la suola, o semplicemente anche la scritta sui lacci. Nemmeno qui purtroppo abbiamo una data di release specifica e dettagliata, però sicuramente, e spero in realtà, dato che non ho ancora chiamato i signori di Nike a chiederlo e quindi a chiedergli conferma, dovrebbero uscire per il 2023. E dato che purtroppo la nuova Lobster, quella white che vi dissi un po' di video fa, probabilmente sarà solo Friends and Family, quindi that's a GG per quella scarpa. Ovviamente se dovesse uscire una data di release o qualche news in più, farò sicuramente un video, quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Ho fatto una recensione delle Dunk Low più brutte
per quanto riguarda la colorazione panda esattamente una settimana fa, sostenendo per l'appunto che quel modello fosse uno tra i peggiori, e Nike non smette di stupirmi volendosi superare e quindi far uscire una Dunk Low Panda a mio parere ancora più brutta, ovvero sto parlando delle Trust Panda. Allora, io qua vedo personalmente la fusione tra una tenda del sole, avete presente quelle reclinabili che si portano in spiaggia o nelle verande, nel genere quando si ha il balconcino si tira giù questa, poi una caramella alla liquirizia e una Dunk Low Panda ovviamente, che dovrei avere anche perché ne ho messa una qua, dato che sicuramente non è la Dunk Low più bella di tutte, però per noi reseller è il pane quotidiano. Se non vuoi perderti nessuna informazione per tutti i prossimi lanci, ovviamente il link in descrizione, così che entrerai nella mia community. Per quanto riguarda invece questa scarpa, spero di portarvela per farci un altro video, per monetizzarci sopra, anche se non ho la monetizzazione del canale per adesso, per farci delle view sopra, per farci dei like, degli iscritti e tutto quanto, lamentandomi ovviamente, sì, lamentandomi. Quindi a tutto il team di Nike, se mi seguite, anche per voi i DM sono aperti, se volete un nuovo designer sono più che disposto a lavorare insieme a voi, quindi al team di Nike, sorsettino di caffè. Oltre a queste, tornando seri, una scarpa che secondo me sarà la Dunk mia preferita del 2023 per adesso, poi magari me ne sono già dimenticate alcune che saranno più belle, ovvero sto parlando delle Sealand Brown, oppure delle Mocha, oppure delle Starbucks, c'è chi le chiama Coffee, avete capito però di cosa sto parlando e di che colorazione sto tirando fuori. E finalmente in uscita nel 2023, non abbiamo neanche qui la data confermata, però sicuramente vi porterò un video probabilmente solo per queste. Per quanto riguarda invece il modello Mocha, abbiamo avuto le Jordan 1 High in svariati modelli, anche le Jordan 3, le Jordan 1 Low, le Dunk Low USB, le Dunk High, poi e chi più ne ha più ne metta, e delle Dunk Low ancora non abbiamo una vera e propria Mocha. Abbiamo sì anche altri modelli un po' simili, però nulla che è proprio una Mocha, e finalmente uscirà. E per questo anche mi finisco il caffè che ormai è diventato praticamente freddo. Ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Io non saprei cosa aggiungere. Ovviamente, come al solito, vi chiedo di lasciare un like, iscriverti al canale, di lasciarmi un commento per aiutarmi a crescere, ovviamente. E non avete idea di quanto apprezzo tutti voi che veramente ogni giorno mi supportate, mi mettete dei like, mi commentate i video, mi fate una marea di complimenti. E questo per me è impagabile. Quindi grazie mille a tutti. A 4-5 di voi che commentano, ovviamente li regalerò l'accesso per qualche giorno alla mia community. E oltre a questo non so davvero proprio come ringraziarvi. Ho qualche idea in futuro, però non voglio sicuramente spoilerare nulla. Trovate in descrizione i link di tutti i miei social, quindi seguitemi anche su Instagram, perché ogni giorno pubblico qualcosa di nuovo, qualche storia, oppure qualche informazione, oppure anche su YouTube, su TikTok, su Instagram. Per quanto riguarda i reel, pubblico quotidianamente, quindi non rimanete mai all'asciutto. Grazie mille, buona giornata a tutti.